Roux. Proporzioni per un litro di liquido: 70 g di burro, 70 g di farina. Facciamo sciogliere il burro sul fuoco in una casseruola, mescolando con un mestolo. Quando il burro si sarà completamente sciolto e comincerà a sfrigolare, aggiungiamo la farina setacciata, girando energicamente con un mestolo o una frusta, per far amalgamare il composto e non farlo attaccare al fondo della casseruola. Variando il tempo di cottura, comunque sempre molto breve, avremo roux di diversi colori per diversi impieghi. Cuocendo solo per pochi istanti, otteniamo il roux bianco, usato per la salsa besciamella. Cuocendo per 3-4 minuti, avremo il roux dorato o biondo, indicato per le salse vellutate e per alcune minestre. Infine, se lasciamo cuocere il composto più a lungo, otterremo il roux bruno, dal colore scuro, che useremo solo per addensare i fondi bruni e le preparazioni della cucina classica. Per evitare la formazione di grumi, lasciamo raffreddare il roux preparato prima di utilizzarlo. Quindi aggiungiamo, poco per volta, il liquido caldo mescolando con una frusta o un mestolo.